Buongiorno amici di Colpo d'Occhio. Oggi ci troviamo nella zona industriale di Pastorano, presso le distillerie campane. Tra pochissimo un responsabile ci mostrerà dall'inizio alla fine tutto il viaggio, tutto l'itinere per la produzione dell'alcol e delle grappe. Buongiorno Mattia. Buongiorno a voi. Qui è una distilleria che produce alcol da melasso. Il melasso è lo scarto dello zucchero, arriva in cisterne e viene scaricato in questa vasca. Tramite delle pompe viene trasferito all'impianto di fermentazione. Sono quei sei serbatoi che vediamo lì. E tramite un processo con lieviti e acido viene fermentato e viene trasformato in un vinello a 5-6 gradi alcolici. Poi ci sono i vari flussimetri che regolano tutte le portate dell'acido, dell'acqua e dei lieviti. Tramite queste tubazioni aeree va nell'impianto di distillazione e viene trasformato in alcol. Ora andiamo sull'impianto di distillazione per vedere la parte finale dove esce l'alcol e il quadro comandi della distilleria. Ok, andiamo! Questa è la sala misuratori, in pratica abbiamo questi contatori che conteggiano tutti i litri di alcol che passano e vanno giù nella sala di accertamento. Questi sono tutti piombati dalla dogana perché c'è il controllo fiscale di tutta la produzione. Siamo giunti al piano comando e come potete vedere questa struttura ha tantissime funzioni e soprattutto abbiamo anche un chimico qui con noi che adesso andremo ad intervistare. Giusto una piccola domandina, buongiorno. Buongiorno. Ci puoi illustrare un po' i macchinari, quello che è il suo mestiere? Con questo quadro in realtà noi abbiamo tutta l'impianto di distillazione dall'entrata del vino fino all'uscita dell'alcol, tutto controllato in maniera automatica con l'operatore presente in sala e in funzione dei parametri che vengono stabiliti a priori conduce tutta la distilleria e fa in modo che esce l'alcol che noi prefiggiamo di avere. Perfetto, grazie mille. Mattia, dopo la distilleria, ora dove ci troviamo? Allora, dopo la distilleria noi produciamo l'alcol e vanno dei serbatoi, che c'è una sala, poi viene trasferito in quest'altro magazzino dove ci sono 10 serbatoi da 100.000 litri ognuno e facciamo lo stoccaggio. Io vedo tante botti, ci vuoi spiegare un po' come funziona? Sì, allora queste sono botti di rovere dove facciamo l'invecchiamento del rum e della grappa. Di solito noi lo teniamo 3 anni. Quindi quest'anno sono passati 3 anni e quindi abbiamo prodotto una grappa per Natale, l'abbiamo chiamata grappa E, che dopo vi farò vedere, è stata invecchiata in queste botti. Mattia, allora questa grappa dopo ce la farà assaggiare, quindi contiamo su di te, non ci avvelenare insomma. Sicuramente, andiamo prima a pranzo però perché al stomaco vuoto fa male. Amici di Colpo d'Occhio, allora vi sta piacendo questo servizio? Io personalmente posso dirvi che sono veramente rimasta estasiata dalla visione di questi macchinari e soprattutto dalle spiegazioni del nostro Mattia. Buongiorno, senta, noi siamo venuti a disturbarle di nuovo, cosa sta facendo? Sto facendo un grado alcolico a un alcol mediante una bilancia idrostatica che diciamo è il valore finale una volta prodotto l'alcol per vedere il grado che stiamo producendo. Ah. Ok, ti faccio vedere. Tutto in automatico, che funziona sulla densità dell'alcol e ci esce il grado alcolico sulla bilancia già in automatico e compensato. Dopo di questo qua in realtà poi facciamo un'analisi importantissima dell'alcol che è la gas cromatografia, cioè tutti i componenti presenti nell'alcol. Siccome noi facciamo alcol neutro, pertanto nella cromatografia non ci deve essere alcun elemento estraneo e come infatti si può vedere da questo cromatogramma, questo è il picco soltanto dell'alcol etilico, poi tutto il resto non c'è niente. Ecco, questa è, diciamo, la schermografia dell'alcol, l'analisi finale, che è la cosa più importante. Quindi lei si occupa di questo piccolo laboratorio? Inizialmente dal melasso che arriva in fabbrica, che se potete vedere in realtà è questo liquido, non lo so se questo è il melasso
che noi usiamo. Da questo si fanno le analisi degli zuccheri, una prova di fermentazione per vedere se tutto lo zucchero presente fermenta e per fare delle resi e dopodiché portare tutto questo in produzione. Eccoci qui, ciao Vincenzo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vincenzo, spiegaci un po' questo prodotto grappa che avete prodotto. Allora, questa è la grappa barricata, dove siete stati prima nel magazzino con Mattia, c'erano le botti. Viene presa e viene portata nell'opificio fabbrica di liquori, dove viene trattata e viene filtrata. E quest'anno l'abbiamo, diciamo, imbottigliata in una bottiglia regalo, un poco più, diciamo, diversa dalla solita bottiglia, giusto per dare l'importanza a questo prodotto, perché viene curato nei minimi particolari per assaporare tutto il barrique che richiude questi 3 anni di invecchiamento della grappa. La maggior parte del prodotto è stato fatto per il mercato estero, Germania, Belgio, Olanda e Inghilterra. Germania è quella là dove si vende di più, che c'è un nostro importatore in Germania che si è preso quasi prettamente tutta la produzione della grappa che siamo riusciti a imbottigliare. Per il periodo di Natale la vendiamo anche in Italia. Qua stiamo nella linea di imbottigliamento, dove avviene, prima c'è una sciacquatrice che sciacqua i boccioni, poi c'è la riempitrice che riempie le bottiglie per passare al tappatore, dove vengono attappati i tappi, per poi andare nella etichettatrice, dove vengono messe etichette adesive, etichette e retroetichette. Quando esce dall'etichettatrice si passa al sigillo di Stato, in questo caso, essendo una produzione per l'Italia, viene applicato il sigillo, per poi andare a finire nell'incartonatrice, dove viene formato il cartone e viene, c'è un robot che prende con i suoi bracci i boccioni e li porta nel cartone. Poi il cartone esce e viene formata la pedana, sempre tutto in automatico tramite quel pallettizzatore. Se giriamo la telecamera, adesso la macchina sta per partire e si vede tutto il processo della incartonatrice, nastratrice e pallettizzatore. Amici di Colpo d'Occhio, ora ci troviamo in presenza della responsabile marketing di questa distilleria, lei e Adele. Adele ci offrirà delle delucidazioni riguardo il prodotto finale, dopo tutto il percorso della grappa che abbiamo visto. Ciao Adele. Ciao. Allora, io vi presento il prodotto che lo definirei prodotto dell'anno, sul quale abbiamo studiato, proprio perché volevamo che questo fosse un prodotto di impatto e che ci ricordassero anche per questa grappa buona, la definirei, dal gusto molto raffinato. Abbiamo scelto innanzitutto questo periodo per il suo lancio, proprio perché sarà presentata in una confezione, insieme ovviamente a questi bicchieri da grappa, per poter essere serviti anche al cenone natalizio, oppure perché qualcuno uno può pensare come un regalo. Ok Adele, quindi facciamo un bel saluto a Colpo d'Occhio e li invitiamo ad acquistare questa grappa. Ciao Colpo d'Occhio! Mi raccomando, ciao!